Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera, buonasera. C'è già un po' di gente nella chat, come direbbe Checco Zalone. Nella chat, mo confessa. Esci dalla chat, mo confessa. Aiuto, c'ho il respiro. Come va? Perché prima c'erano problemi di video, non riesco a trovare il posto per gli occhiali con queste cuffie maledette. Allora, tale cuffie vanno benissimo, bisogna solo aggiustarsi un po'. Oh, adesso sì che ci siamo. Bene, bene, ben arrivati. Intanto stavo sistemando un po' di cose, guardavo se tutto a posto con Delphi, stavo scancherando, come si dice in gergo, con i temi, ma non riesco più a tornare al tema chiaro, non c'è niente da fare, quindi stavo valutando questa cosa. Ciao, buonasera a tutti, scusate se sono un po' di giorni che sono assente, ma vabbè, in realtà poi non ho fatto live qui, ma abbiamo fatto due seminari di tutto rispetto, di seminari, webinar di un'oretta le settimane scorse. Ne abbiamo fatto una su Python, sulle web API. Tra l'altro ho fatto qualche post a riguardo sul mio blog, che metto il link, così per chi è interessato ho messo il replay dei video. Abbiamo fatto un webinar su Python e sulle web API, e poi la settimana dopo un webinar ultra condensato di un'ora su MongoDB, dove veramente sono partito e sono andato ai 100 all'ora, perché sapevo già di aver, come dire, messo troppa carne al fuoco. Volevo anche cambiare un attimo idea, ma alla fine mi sono reso conto che l'ho fatto tardi, ormai il programma era fuori, quindi ho cercato di dare tutto me stesso per... Quindi sul blog trovate i replay dei filmati di Rete Informatica Lavoro, che è un portatile appunto dedicato al mondo del lavoro in ambito IT. Quindi io sto usando Dracula Dam for Delphi, ma non è a pagamento, tra l'altro. Io ho visto che in alcuni ambienti questo lo vendono. Mi piacerebbe testarlo. Non è a pagamento, metti il link. Tra l'altro sei utente VIP, e quindi adesso dovrò fare qualche altro utente VIP che mi sono... Ah, è gratuito, perché ho visto che in alcuni ambienti o Visual Studio Code ci sono dei temi a pagamento. Effettivamente sono ben congegnati da un certo punto di vista. Però su Visual Studio Code uso un tema simile, perché è violaceo e si addice bene a questa piattaforma. Quindi sì, perché è più che altro l'editor che non mi sconfiffera molto, ecco, come default. Però il bianco vecchio è troppo bianco, effettivamente. Allora, quindi passando, eccolo qua. Intanto il link dovrebbe essere già visibile per tutti. Adesso io me lo vado a vedere subito, perché così sarà in proprio su GitHub. All instruction, ci vorrà il Delphi Team Editor, come no, forse no. Install git Activating them. Ci hanno messo un file di registro. Adesso lo provo all'istante, perché così mi piace. Le istruzioni boom, it's working. Invocare un boom aprendo un IDE non è mai una bella cosa. Bisogna sempre stare attenti. Open folder, bla bla bla. Ok. Tanto c'è una cartella di file comuni, adesso me lo metto in una cartella
fatto apposta, così lo provo un pochino e vedo, vedi che sono sempre utile la condivisione, perché vedi che escono fuori queste cose interessanti. Allora, versione 11. Ah, ce ne sono anche di tre tipi, ho visto. Ho cambiato solo il colore del testo perché non si legge, selezionato perché non si legge bene. Ah, bisogna vedere. Però adesso ho Delphi aperto, quindi dopo lo provo, così vedo, diciamo, come si comporta. Però almeno ci sono un po' di varianti. Sarebbe interessante fare un. Beh, adesso che hanno aperto un po' le Open Tools API, iniziare a fare magari un pochino di, come dire, di tool di terze parti o cose di questo tipo, sarebbe interessante. Comunque, al momento non mi sembra molto cambiato. Ah no, però è solo l'editor, quindi fa. Cambia. Ah sì, si direbbe. Ah no, non mi sembra che abbia dei problemi particolari. Molto rosato, molto. Magari hanno cambiato qualcosa. Più che altro un font, vabbè, dopo lo sistemo, perché adesso così non sto, come dire, a fare troppe. Ah no, ma sono io che ho preso un font che non è il massimo. Poi c'è anche il problema un po' della risoluzione. Oh no, dai, questo è carino, non è male, non è male. Non è male, dopo me lo provo. Ma vedo che installandoli finiscono praticamente come selezione, quindi si possono installare anche tutti e poi sceglierne un secondo momento, ma chi lo sa. Io ci provo a installarli qualcuno poi. Allora, argomento della serata, intanto era, siccome anche io uso sempre console, anche se. Ho provato altri, ma devo dire che quello è straordinariamente equilibrato al punto. Ce ne ho trovati alcuni più carini, però in molti ambienti mi hanno un problema. Oddio, non è un problema, in realtà è anche una feature ricercata. Però, come dire, non mi piace molto quella feature, che è supportare le ligature, cioè praticamente i caratteri. Se scrivete maggiore uguale vi crea un carattere solo mettendo assieme i due caratteri consecutivi, quindi fa queste combinazioni. E non è proprio, non lo so, non, anche lì forse come il tema scuro o altre cose, non mi ci riesco ad abituare, come Dracula Dark. Mi sembrano tutti abbastanza fini, al netto di, ma forse questo Blade potrebbe essere. Diciamo che i commenti sono un pochino poco visibili, c'è una tinta che li rende un pochino poco visibili, ma vabbè, poi li metterò a posto. Dicevamo, l'argomento della serata era, allora, siccome sto procedendo con il maledetto client di Prometheus, che se non sapete di cosa si tratta, vi mando un link da cui, visto che mi è stato chiesto di cosa si tratta, anche se poi stasera in realtà non è un tema, però questo è il link diretto dove sul mio sito c'è il replay video, ma anche gli esempi, slide e sorgenti di una sessione tenuta per il Delphi Day dell'anno scorso, 2002, dove ho parlato di Prometheus, che è questo software che raccoglie fondamentalmente delle metriche, quindi dei valori, da quelli che sono i vostri microservizi, quindi, come dire, scandaglia degli endpoint. Questo è poi il mestiere che fa.
e scandagliare degli endpoint alla ricerca di metriche in formato testo che vengono caricate da quel tool, quindi, cioè ormai scaricate, quindi va in modalità pull, e archiviate con data ora. Quindi potreste, non so, ad esempio nel vostro sito avere una web API dove avete un contatore dove mettete il numero di chiamate, oppure potreste, non so, intercettare quel numero di utenti attivi e avete il gauge, come si dice, la lancetta, avete una grandezza che potete aumentare o diminuire, oppure impostare direttamente un valore a seconda del numero di utenti in quel momento. Quindi questo è la libreria client. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe darvi a disposizione queste grandezze, consentirvi di configurare, dargli delle etichette, renderle anche parametriche tramite quelle che si chiamano label. Quindi avere delle label vuol dire che, non so, chiamo un endpoint, chiamo una web API, la web API mi risponde 200 oppure mi risponde 401, un authorize 500 magari. Io posso creare un contatore di visite a quell'endpoint e associare diversi contatori, ad esempio di chiamate fallite, ai vari status code che andiamo a restituire. Cioè, se noi facciamo una web API e diamo il 200, cioè, il contatore ha lo stesso nome ma all'interno ha come dei sottoraggruppamenti che, in base ai valori che passate, quindi un insieme di chiave e valori, vi crea uno slot dove vi tiene questo valore, che nel caso del contatore è un numero che si incrementa sempre, tipo il numero di chiamate. Se siamo arrivati a 3 andremo a 4, a 5, ma non caleremo mai. Oppure il gauge è come la lancetta, come il misuratore della velocità, ad esempio, potrebbe essere il numero di chiamate al minuto, il numero di utenti collegati, quelle grandezze che aumentano e diminuiscono. Quello che dovrebbe fare una libreria client, che è quella che poi sto costruendo, è farvi definire queste grandezze, le label, ma anche restituire in formato testo una specie di tracciato, sembra un tracciato in un formato custom, o meglio un formato testo di questo tool, che serve a restituire questi valori a questo tool che si chiama Prometheus. Quindi l'ideale sarebbe dire: ok, facciamo una web API con ORS che abbiamo testato qualche settimana fa e vogliamo integrare direttamente il client nella nostra web API. Quindi cosa facciamo? Andiamo a copiarci, incollare un controller a fare, cioè, volendo non è una cosa difficile perché basta rispondere alla get di un indirizzo e restituire le metriche in formato testo usando un apposito convertitore che io ho scritto e che traduce, diciamo, tutte queste grandezze nel formato testuale che il tool si aspetta. Però l'idea più interessante sarebbe dire: facciamo un middleware, perché abbiamo visto che con ORS c'è la possibilità di creare queste classi. Con ORS e con la maggior parte dei framework che abbiamo a disposizione. Ben arrivato Fubit. Ah, tra l'altro io mi sono dimenticato, mi viene sempre in mente quando arriva Fubit, di fare un paio di shout out. Allora lo facciamo subito per Fubit, porta giochi del passato, però prima probabilmente è già andato in live perché streamiamo. C'era CoderCats che ha fatto un saltino e quindi shout out anche per lui, visto che parla invece di software e lo vedo spesso online, quindi dire: facciamo intrattenimento su questa piattaforma, via, come non solo programmazione ma anche gaming, ma anche programmazione, quindi è giusto ogni tanto anche svagarsi. Quindi prima o poi farò anch'io una live di gaming, perché nessuna di queste volte ci provo, voglio fare questo tentativo di, solo che mi vergogno perché non gioco bene, neanche l'unico gioco a cui mi sto dedicando in questo periodo, ma neanche tanto perché mi dimentico, non ho proprio tempo, però farò una live così provo anch'io l'ebbrezza di streamare, magari con una scena messa apposta per il gaming.
Quindi che stavamo dicendo? Ok, facciamo questa web API, facciamo un middleware, insomma, facciamo in modo che scaricandosi qualche file, una unit fondamentalmente, nel progetto fatto con ORS, aggiungendo quell'endpoint, noi abbiamo automaticamente un indirizzo da cui possiamo scaricare le metriche, cioè dotiamo la nostra applicazione web di questa capacità con una riga di codice, idealmente una riga di codice, perché il resto ovviamente l'abbiamo scritto noi, quindi questo è quindi vado un attimo a fare un recap. Allora vediamo un attimo che si può fare. Adesso Delphi l'ho già attivo, quindi mi cambio magari scena, così vado a vado. Allora, ok, qui a posto, faccio il cambio di scena, così abbiamo lo screen più cam. Chissà se si leggerà bene, ma no, ma dai, si legge anche abbastanza bene. Questo tema Dracula, anzi, magari forse il font va un pochino ingrandito, però neanche più di tanto, dai, sembra è un po' meno, come dire, contrastato rispetto al classico Dark, ecco, che forse è un po' più vivido, diciamo che questo Dracula va bene per lo sviluppo improprio, mentre qui ci vuole un po' più di visibilità. No, questo è il client che sto proseguendo, ho già scritto un pochino di codice, in realtà era già abbastanza implementato, ma sto aggiungendo la documentazione, sto aggiungendo delle varie eccezioni, stringhe, quindi la sto un po' irrobustendo. Qui c'è il famoso render, che è quel tool, tra l'altro vediamo le nuove, come dire, queste icone nuove che vengono tracciate da lead, sono un pochino i commenti in che senso? Allora, io una volta commentavo il codice 50 e 50, cioè scrivevo una riga di commento e una riga di codice, e ho dovuto disimparare in un certo senso, ovvero adesso non so se qui c'è un testo, ecco, ogni tanto quindi che qualche cosa c'è, ma li metto fondamentalmente solo quando servono. Mi sono belle però queste icone verdi. Ciao Punga, benvenuto. I commenti su Dracula sono poco visibili. Sì, esatto. Sono effettivamente un po', si leggono poco. Oddio, io li vedo bene, cioè li vedo poco, ma giusto per quello che poi la rilevanza che gli do. Anche perché come documentazione vedo che, però sì, probabilmente in live con la compressione tutto magari non si leggono così bene o in maniera così vivida come invece nel tema Dark, dove sono forse fin troppo verdi, come dovrebbero essere un pochino più attenuati, però no, pensavo ai commenti, che mancavano i commenti, quindi perché mi sono abituato, io sono leggendo, diciamo, il libro sul clean code, ho cercato di abituarmi a, come dire, cercare di rendere il codice il più leggibile possibile, in modo che non ci sia bisogno di commentare alcunché, fuorché per la documentazione. Quindi, cioè, prendiamo ad esempio questo pezzo di codice, direi che è abbastanza, cioè, è abbastanza format number, dovrebbe essere abbastanza comprensibile, come questo, ci sono qualche replace, e cerco di tenere i metodi più piccoli possibili. Qui c'è la parte di scrittura delle metriche, metric type, c'è l'help, c'è i vari sample, quindi cerco di mantenere il più possibile uno standard e un ordine, quindi quello è, sono detto, di queste che sono private. Cerco anche di mettere tutta la documentazione che serve, così per ogni evenienza ce l'abbiamo.
No, adesso vedrò se terminarlo del tutto, pubblicarlo esiste, perché mi mancano un paio di grandezze. Ad esempio, qui c'è la Unity Instagram, che è, come potete vedere, al momento parti da qui, devo ripartire da qui e ragionare sul tratto, sull'esempio che mi ha fornito Muzio, esatto, molto gentilmente, così devo capire un po' meglio, come dire, come implementarlo e mettere, diciamo, nello standard che mi sono inventato questa cosa qui. Però a tutti gli effetti funziona, e c'è anche qualche test, perché ho visto che il requisito, cioè l'obiettivo qual è attualmente, l'obiettivo è andare sul prometheus.io, client library. Qui ci sono le client library, vedo che se ne è aggiunta qualcuna forse, e andare ad aggiungere nell'elenco, ovviamente non di quelli ufficiali ma di quelli non official, qui da qualche parte il client Delphi, quindi poter dire in Delphi ce l'abbiamo, cioè c'è Dart, c'è Lisp, perché non dovremmo. Poi ho preso spunto anche degli altri driver. Tra l'altro, quello più usato nei demo è quello di Python, che non ha gli istogrammi e summary, che non sono obbligatori. Invece, come dire, questi, cioè, ne ho viste alcune che sono anche più, come dire, più scarni e molto più semplici da questo punto di vista. Beh, questa è una Grafana dashboard, quindi, però, che rende l'idea. Cioè, l'idea di avere poi quei valori catturati da quel tool e andarli a mettere dentro questa, farli catturare da una dashboard che li grafica e potete tenere queste grandezze graficate. Stavo dando un'occhiata a come qui hanno fatto anche il push gateway, buckets, se questa cosa è leggibile, ma io non conosco assolutamente. Non conosco questo linguaggio e quindi non ci capisco un tubo. Ma vabbè, il nostro obiettivo in realtà è un altro. Quindi il client in realtà in parte ce l'abbiamo. Abbiamo l'esposizione in formato testo come viene richiesto da qui. Proviamo, in realtà poi l'obiettivo è avere un middleware, però appunto c'è, cioè, il fatto che ci sia il client, serve anche qualche middleware per i framework più diffusi, altrimenti, cioè, non serve a niente avere questo client e tenere queste metriche, questo testo, se non riusciamo a esportarlo con un endpoint. E per Delphi ci sono diverse librerie, quindi questa sera ci andiamo a impelagare di nuovo con Horse, che abbiamo visto qualche live fa, che c'è ancora il wizard qui caricato, che è molto molto minimal, quello sì, però si arricchisce grazie all'uso appunto di questi simpatici middleware, che adesso vado a vedere. Hashload Horse non l'avevamo scaricato, forse, ah, l'avevo installato con Boss, è vero, è vero. Quindi deve essere ancora configurato, perché ah no, era configurato su un progetto specifico. Non l'avevamo scaricato da qui, ma l'avevamo installato su un progetto specifico. Vabbè, non è che sia poi quel grosso problema, però io per comodità in questo caso me lo vado a clonare dal mio GitHub. Quindi qui c'è l'URL, qui c'è il local path, quindi me lo vado a clonare, così ce l'ho comodo. E poi andiamo a vedere un middleware da poter utilizzare, anzi lo vado a vedere subito. Come spunto per, ad esempio, ne avevo visto uno, health check, che
che è specifico per Delphi, e l'obiettivo è questo praticamente, cioè il fatto di dire metto use, questo lo metterei addirittura facoltativo, perché generalmente magari c'è un default, potremmo anche utilizzarlo così, e calling the root viene fuori questa roba qui. Quindi questo sembra molto simile a quello che mi piacerebbe implementare. Vediamo come è stato fatto, anzi forse è fin troppo complesso. Non capisco come lo hanno implementato. Io hanno fatto una procedure, però non è il, come dire, l'entry point, c'è il builder. Dov'è che hanno messo l'effettivo middleware? Questo è quasi più complicato del framework, come forse è addirittura più complicato di quello che pensassi. Pensavo facesse solo, come dire, ping pong, horse health check. No, deve, allora forse non è giusto. No, direi che forse no, ci sta, va bene questo, perché poi ci interessa solamente questo coso qui, questo. Allora, cloniamoci anche questo, cloniamo tutto GitHub stasera. Allora, tra l'altro, parlando di cose, allora qui abbiamo scaricato tutto il necessaire, come si vuol dire, quindi qui chiudo il mio progetto e dovrei andarmi a preparare un nuovo progetto horse, oppure no, mi basterebbe in questo src, come ho fatto qui. Ah, qui non c'è neanche un progetto, è proprio come dire, creato così da zero, quindi vado a fare qualcosa del genere. Potrei quasi crearlo direttamente come progetto di test, in quanto poi alla fine lavoriamo altri project group, create sample test methods, ma si sì, aggiungi queste robe che poi ne parliamo. Ok, quindi io farei una cosa del tipo, vado qui in code, mi metto una nuova cartella che chiamerò horse Prometheus. Ah, in realtà poi, beh no, facciamolo beh, forse poteva andare bene, perché in realtà non dovrebbe far parte di per sé di Prometheus in quanto tale, quindi ci sta. Vabbè, ormai l'ho già realizzata così, va bene così, tanto poi io qui, quindi questa unit che vado a mettere qui dentro la chiamo src horse Prometheus pass. In realtà ho sbagliato, perché quello era un test, horse Prometheus Delphi project. Lo ben so, infatti ho sbagliato questo. Aspetta che lo rinominiamo, via. Perché mi cattura? C'è
c'è il software che mi va a catturare. Ok, probabilmente se non l'ho messo sul mio GitHub, not yet ancora, non è ancora pubblicato, ma lo sarà ben presto. Quindi infatti l'obiettivo è aggiungere anche questo per arrivare appunto al pacchetto definitivo. Allora, horse Prometheus, qui forse dovevo invertire, a parte che questi sono i test e quindi sono nella cartella sbagliata. Ho fatto un po' di casino, eh? Adesso allora, course Prometheus, facciamo middleware tests, che poi test non so neanche se sono o meno, ma facciamo progetto test insight. Questo basta che compili, poi domani al lavoro faccio la stessa cosa che ho fatto adesso con CrossSocket. Non conosco. Gatto, che stai facendo? Con quel naso proteso? Stai attento che io sono impegnato in live, ma ti sto tenendo d'occhio. E quindi potrei mettere un be right back con la papera e venirti a dare un calcio nel sedere se ti vedo. Se ti vedo girare su sul fornello. Quindi tengo d'occhio perché questo è furbo. Horse Prometheus middleware. Questo CrossSocket cos'è? Un'alternativa indie cross platform, qualcosa del genere? Non l'ho proprio mai sentita, quindi ma sono curioso come una scimmietta, come si suol dire. Quindi allora, in realtà questo potevo anche non scaricarlo secondo me, perché qui che abbiamo? Abbiamo questo che fondamentalmente, quindi mi ricordavo di dover fare una classe, invece il middleware è proprio una procedure, ma veramente, quindi più minimal di una procedura direi che non c'è. Ovviamente non trova dei unit, però adesso vado ad aggiungere nel library path, tanto non trovi nulla da che ti possa incuriosire, caro gatto, perché dovete sapere che sono ufficialmente a dieta. Io questo flash non so cosa sia stato dall'inizio di questa settimana, e quindi, come dire, di cose golose in giro al momento non ce ne sono. Allora, horse src, tanto come se lo aggiungessi. Ok, 32 bit va bene. Dunque, horse request eccetera arriveranno da horse, immagino. E poi questa roba non l'ho mai fatta, quindi uses horse. Intanto vedo che è arrivato un link, adesso vado subito a vedere di cosa si tratta. Quindi CrossSocket per gli amici. Beh, con la documentazione come ti trovi? Ah, aspetta, English, forse ho trovato. Ah, ok, ho trovato il link giusto, come benchmarking. Comunque le cose più nascoste le trovi tu, quindi Windows Platform Vision Stable,
Ah, SSL under non Windows platform, ok. Ma boh, cosa ci fai delle API non features? Supported Streamlit concurrency. Ah, cioè quindi fondamentalmente web API con una concorrenza elevata, qualcosa del genere. Non mi è cross platform, un socket, proprio socket questi, quindi è proprio un socket, un API gateway addirittura. Beh, anche questo faremo una serata. Zero memory copy, beh, comunque sembra interessante da questo punto, qui c'è un benchmark e quindi veramente qualcuno molto, come dire, attento alle performance. Piacerebbe anche Apache Bench vedere anche questo tool che ho usato. Apache Bench si dice in inglese, scusate. Che è interessante questo tool che ho usato per fare questa marea di richieste. Poi fa il percentuale, la lunghezza più bello comunque questo, anche il tool di benchmark non è male, questo qui che vedo che non conoscevo, quindi vabbè, facciamo che ci mettiamo la startina, poi dopo magari andiamo a dare un'occhiata qui a diversi fork, quindi è un attore che fa. Qui c'è un fork di Fluent Query che è di Malcolm Groves. Anche questo mi interessa, mi piacerebbe molto questo Similink. Ci sono un sacco di cose lì. Apache Bench per testare le performance. Non lo conoscevo. Mi ero fatto addirittura un tool manuale una volta per fare. Questo ho già fatto uno star, però. Malcolm Groves è famoso. Quindi State Machine. Ci sono un sacco di cose interessanti. Quindi ce l'andremo ad approfondire, quindi magari non è così, vediamo, forse non è manutenuta. L'ultima è del 2020, però se funziona anche come concept. Ma torniamo a noi, quindi qui abbiamo il nostro progetto, faccio un build invalid compile director and if. Che cosa stai dicendo Willis da quando in qua? Forse sono. C'era un div di troppo, forse. Oppure c'era un div. Di questo tipo forse. Ok, adesso va meglio. Sì, test mi interessa relativamente. Quindi questo è il mio middleware. Torno un attimo qui. A cui lui passa request response e next proc. Quindi qui dovremmo impostare il. Non che mi interessi questa implementazione, però forse in realtà poi a me serve poi poco e niente, perché status code lo
lo mettiamo come... No, infatti mi interessa probabilmente solo questa parte. Perché non ho oggetti da creare, almeno per il momento. L'unica cosa che ho da creare è un application, cioè un text plane. Se non ricordo male, l'encode. Qui HTTP status. C'è un ok. Qui come content, appunto, questo è quello che va. Sysutils, questo è quello che va riempito. Questo è ok. Questo è content type. Ah, perché poi qui in caso di errore lui fa un exception. Vabbè, adesso poi sui dettagli specifici vediamo poi. Dovrebbe bastarmi tranquillamente. Oh, buonasera Vision. Non l'avevo vista. Ero girato dall'altra parte con la chat. Vabbè, qui l'encode è un bel UTF-8 che ci sta sempre bene. Queste option. Ah, ok, sono. Poi magari lo rendo parametrizzabile. Intanto bisogna, come dire, codificarlo. Ok, quindi questo c'è. Ora vado ad aggiungere. A questo punto nella library path anche la mia library in modo da poter in questo caso raggiungere anche la parte di Prometheus. Non mi ricordo. Una cosa che potrebbe essermi utile andare a vedere è come l'avevo implementato a suo tempo, ad esempio per web broker. Provo ad aprirmelo con Visual Studio Code che non voglio farmi troppi problem. Tanto sicuramente qui ero stato abbastanza. Qui ho inizializzato delle metriche. Ok, qui c'è la parte update last minus metrics. Andavo a recuperare, ok, roba della memoria, non è un problema. E qui c'è la parte che mi interessa. Questo è quello che proprio mi interessa, ovvero andare sul registry. Quindi text plane, chart set, così va benissimo. Integer ok. Sul content, vediamo. Quindi andiamo a crearci il nostro, non si chiama Open Metrics perché in realtà era leggermente sbagliato. Ok, c'è il text renderer, create. Poi lo rilasciamo alla fine. Questo direi che o lo prendiamo come stringa, ma aveva diversi metodi, il mio mitico renderer, per poter andare a fare le cose in un certo modo. Però sicuramente raw web response avrà magari uno stream,
Send stream. Send direct, send stream. Così però mi tocca caricare tutto su uno. Ah, oh no, c'è content stream. Oh, voilà. Vabbè, è omonimo, quindi qui facciamo un bel writer render, sorry, su lo stream di risposta. E che samples? Ah sì, collector registry, default registry, quindi servono in realtà poi le classi sono state semplificate, questo è diventato il registry, già che c'ero fatto un po' di collector registry, default registry, collect. Se vogliamo essere espliciti, indicando che è una funzione, ma questo dovrebbe bastarci da un certo punto di vista. Quindi questo potremmo dire che il nostro middleware, allora nell'altro progetto ho usato come nome della cartella, c'è anche un file da cancellare, comunque adesso source, così la vado a cancellare definitivamente. Allora facciamo un bel close all. Teoricamente dovrebbe essere, vabbè, adesso completato, potremmo dire che una parola grossa, questo lo lasciamo qui che può servirci. Cosa volevo fare? Volevo andare a spostare un attimo da qui sotto qua i miei progetti code. Ok, così posso metterli tutti. Quindi ora dovremmo fare un'applicazione, mi viene da dire, con horse. Quindi torniamo magari nella home page di horse. Non mi ricordo se l'altra volta avevamo usato il wizard oppure no, forse no. Se sì, ce l'ho ancora installato, credo, ma mi sembra di no. No, tanto meno. Secondo me avevamo fatto una console application e basta, ho questa impressione, non mi ricordo, il massimo non ricordarsi una live di pochi giorni fa, ma comunque My Web API, non so, chiamiamola così, quindi usiamo horse. Ah, netto che poi qui ci sarà qualche sample, quindi Delphi console, esatto, prendiamo il più, dimentico sempre di, beh, Delphi Project non mi interessa probabilmente, c'è questa parte qui, io copio tutto, ok,
Queste in effetti stanno meglio così, che li vedo bene. Hai fatto una console application? No, mi immaginavo, è difficile. Che... Allora, questi ce li lascio. Listen 9000, service is running, host e port, ok. Questi li lasciamo come sono. E facciamo quanto segue. Andiamo a mettere la definizione del middleware, quindi teoricamente questo è sufficiente a attivare un'applicazione. Se noi prendiamo questo, che probabilmente è ancora più semplice in realtà. Horst Johnson. Qui al posto di Johnson, che è il middleware, dovremmo usare il nostro middleware, quindi dovremmo metto nel library path, perché così a prescindere dal progetto ce l'ho a disposizione. Quindi Ors Prometheus, ecco, questo possiamo eliminarlo. Source. Vado a fare un save e gli dico Ors. Devo fare giusto. Ors Prometheus Middleware. Com'è che l'avevo chiamata la funzione? Ah, Orshell Check, non avevo cambiato nome. Bravo, bravo. Sei proprio bravo. Oppure Prometheus Client. Oppure Prometheus Matrix. Vabbè, poco importante. Allora, questa va passata come parametro. Ah, forse ho capito. Nel Johnson chiama la funzione perché farà il return della procedura, probabilmente, o qualcosa del genere. Forse per quello che mi ricordo delle classi, qualcosa del genere. Restituisce proprio il callback. Non è male questo approccio, però. Anzi, se è uno standard, magari forse conviene tenerlo. Scusate, ovvero Prometheus or callback, qui la dobbiamo implementare, così questa rimane privata, può avere un suo senso, immagino. Vabbè, questo è middleware, ok. L'ho chiamato così. Ok, questo l'abbiamo visto. Prometheus callback. Sì, perché così chiamando la funzione lui può configurare le opzioni. Può essere interessante.
Molto bene, quindi qui che faccio? Faccio result uguale Prometheus call back. Qui l'ho chiamato semplicemente Prometheus, però lo devo andare a invocare, così se ho opzioni da passare lo posso fare. Ok, qui c'è il path. Ci manca la creazione di qualche metrica. Allora facciamo così, la mettiamo direttamente in linea. Allora, client Prometheus, client counter. Ho semplificato il nome. Qui cosa abbiamo creato? Abbiamo preso il registro. Conteggio totale delle richieste ricevute, gestite, qui c'era un po' di roba del genere. Ok, dobbiamo aggiungere anche registry. Mi sembra che DelphiSP adesso trovi le unit, cioè stia funzionando anche andando a cambiare il search path in giro, aggiungendoli dopo, facendo con Insight, almeno in questa versione di Delphi, mi sembra quantomeno fissato da questo punto di vista. Allora, quindi qui c'è il mio registro collector. I collector sono gli oggetti che collezionano i dati di varie grandezze, tipo il contatore, il gauge. Il registro è quello che li contiene, c'è un registro di default. Quindi noi controlliamo se ha già un collector, altrimenti creiamo un contatore di richiesta HTTP con questo help e lo registriamo. Register, qui di solito ci va un collector, un registry, scusate, collector registry. Senza nil vuol dire che lo va a segnare di fatto a quello di default, quindi in questo modo. Quindi a questo punto abbiamo il counter. Cosa facciamo qui? Nel mio esempio, secondo me, quando c'erano variazioni, c'era un incremento, esatto, qui. Questo è quello delle metriche. Qui c'era un after dispatch, quindi get collector, andava a incrementare il collector del contatore usando il path e lo status come label. Quindi mi segnala che c'è qualche errore. Expected, but. No, sorry, è giusto, qui c'è il dobbiamo cambiare il nome perché all'inizio ti è. No, dai, mettiamo effettivamente questo perché quello che fa è restituire le metriche. Me la mena perché Prometheus è l'inizio anche del nome della unit, quindi adesso sei a posto. Ok, grazie mille. Quindi quando qui fa get ping send pong, ah, ho perso il codice che mi ero copiato. A noi basta fare questa roba qui, andare sul come cavolo indenti sto codice su collector registry, prende default registry, recuperare il collector con questo nome
che è un contatore, associare l'incremento di valore, creare le label path, che poi qui mi verrebbe da dire che il path lo troviamo qui, path info. Oppure potremmo banalmente usare questo. Come informazione, tanto. Ma lasciamolo dinamico. E come status prendere lo status code. Impostato. Forse però, no, aspetta, l'ho creato correttamente però. O questo è un altro. No, questo è un altro contatore, ecco perché mancano. Questo è quello delle totali e poi c'è quello delle richieste gestite. Ok, facciamoli. Faccio tutti e due, così. E questo ha le due label, ok? Perché non mi tornava. Questo, allora, devono essere stringhe. Giusto, esatto. Quindi facciamo un int to str. Status. Qui hanno fatto una function, ok, perfetto. Quindi qui mi era solo un promemoria per. Quindi tutte le volte che arriva qualcosa, noi dovremmo incrementare questo e anche questo. Vabbè, tanto vale che a questo punto usiamo solo il secondo, scusa. Usiamo solo questo. Tanto poi questo è solo per avere un valore per da vedere, quindi. Quindi ricapitolando, il middleware l'abbiamo fatto. È qualcosa che estrae le metriche dal registro di default e le espone in testo. Nel middleware viene restituito come risposta. Qui lo associamo a questo endpoint metrics dentro un'applicazione ORS. Con questo middleware configurato, dove c'è un endpoint ping, cui rispondiamo pong, ok, però ne approfittiamo per andare nel registro, nel contatore delle richieste HTTP gestite, che è un contatore creato con due label, però, ok, no, questo andava bene così, forse, path status. Quindi sono valori che vanno obbligatoriamente sempre passati, e in questo caso path lo prendo dalla richiesta, status lo prendo dal status code. Immagino che qui per default sia impostato a un 200, ma magari se lo mettiamo in fondo a una chiamata e andiamo prima ad alterare il valore che ha, potrebbe anche avere un valore diverso a tutti gli effetti, perché. Ok, quindi questo ci serve per avere quantomeno dei valori. E se andiamo invece a fare metrics, dovremmo tirare fuori i dati in automatico o vediamo cosa succede. Io lo lancio in debug, giusto per. Giustamente il firewall di Windows mi dice. Running on 000, spero di no, spero che sia 127. Allora, questo lo chiudo un attimo. Porta 9000, quindi 127.00, 9000. C'è un bel not found, va bene. Beh, intanto l'applicazione è partita e quindi non va in errore. Se faccio ping, lui mi risponde pong.
ping pong, ping pong. Se faccio matrix, ho un bel access violation sullo stream. Non è che devo crearlo quello stream, quel content stream, eh? Qui secondo me è andato in errore, dove lui inizia a scrivere sullo stream che io gli passo qui, e forse questo però bisogna crearlo in qualche modo. C'è un errore nel middleware e quindi qui non si vede un tubo, perché è colpa mia, perché intanto avrei dovuto fare una cosa, mettere questi dopo. Quindi prima faccio il rendering e poi vado. Quindi not found, ping pong, ping pong, matrix andrà in errore. Però se non cambio il testo, forse rimane HTML, vedo qualcosa di... Oh, dai, non avevo ancora visto la schermata di errore di Ors. Qui. Ammetto che hanno della fantasia, dai. Tutto sommato bisogna ammettere che... C'è un bel access violation. Che bello, gli access violation che finiscono sul web. Non più solo su Windows, non più solo su... Non su Android, perché Android tira dei segmentation fault, invece sul web è una bella access violation. Una Delphi porta le access violation dove non sono mai state prima, tipo come Star Trek. No, secondo me questo è molto null. Forse perché bisogna prepararlo in qualche modo. Row... content stream, però c'è un free content stream. Io non voglio, cioè potrei fare anche un send stream, ma il discorso è che così mi send stream, devo inviarlo in uno stream, vuol dire che devo mettere il testo nello stream, portarlo all'inizio e poi ristreamarlo. Però non mi piace molto. Ma invece che row abbiamo un send. Qui c'è un send file, c'è addirittura un render. Non è che abbiamo qualche altra possibilità di restituire. Download, render, non capisco perché siano tutti i file stream. Ah no, è uno stream, ok. Beh, sapete che vi dico. Qui lo dico, ma no, diamo un'occhiata un attimo. Ah, va proprio impostato questo. Quindi è proprio un set content stream, cioè proprio un due punti uguale devo fare. Ok, ma la free chi la fa? La fai tu. If free content stream, then content stream free. Altrimenti nil. Questo cos'è, un flag? Ottimo, allora ci sto. Allora a questo punto cambia tutto, perché quantomeno
quantomeno lo carico una volta sola, quindi allora. L content stream T memory stream dov'è in classes questo? Forse sì. Non è che potrei anche fare così. Però. Quando usa il content stream, se lo andrà poi a reinizializzare. Ok, qui c'è il destroy. E il destroy mi sta bene, ma mi interessa capire se viene riposizionato in automatico oppure scusate. Ok. Supersedes the content property. Ok. Filling sending the response. Ah, qui siamo, andiamo sui dispatcher. Future content, do not free the stream yourself. Ok. Allora, facciamo, proviamolo così, poi vediamo se c'è bisogno di riposizione. Se non vediamo niente, sappiamo già il perché. Simpaticone. Mi dice not found. Ah, allora devo riposizionarlo, ok. Cioè qua dentro ci entriamo, quindi in realtà quando dà la response probabilmente e tenta di leggere dallo stream siamo già in fondo e quindi non può funzionare. Allora, questo allora, andiamo con calma. Var l stream uguale t memory stream create. In caso di errore, mentre scriviamo il testo, facciamola free e risolviamo l'errore. In caso contrario, lo riposizioniamo e lo impostiamo come contenuto d'uscita. Quindi così tutta la risposta sta qui, la produzione dello stream è qui. Ok.
Ok, vediamo. Vediamo, sperimentiamo. Allora, ping, pong, ping, pong. Ok, fin qui ci siamo. Matrix. Ancora. Dove ti sei fermato qui? Ah, no, mi sono dimenticato di correggere questo. Che spinata, che spinata. Ok. Stavo ancora scrivendo nello stream sbagliato, non ho corretto tutto il codice. Di nuovo ping pong, ping pong. Facciamo così, questo teniamolo lì, così adesso che prendo provvedimenti per velocizzare il test ovviamente andrà a buon fine. Mi dice not found. Perché tu mi dici not found? Se poi qui ci passi, qui ci entra, quindi qui facciamo il render. Ok, siamo position, saremo in fondo, così andiamo all'inizio, impostiamo il content stream, impostiamo il content type, lo status code 200 rimane 200. Che mi dai un not found? Mi dà proprio un 404. Credo che devi fare un send. Ah, l'ho solo preparata così. In aiuto Antonello, che probabilmente c'ha ragione, senza probabilmente. Io ho chiuso tutto, tra l'altro. Torniamo dove era qua. Ma no, GitHub. Fammi vedere qui. Che è piccolino, che cosa combina. Rest content, content type. Però qui imposta il content. No, però la send invia qualcosa, quindi gli dobbiamo passare direttamente. No, dovrebbe essere come questo. Raw response string stream content. Qui io uso l'uno o l'altro per mettere il content type. Devo poi aggiungere anche questa parte qui. Ah no, forse il next. C'è questo next da invocare. Bisogna, come dire, proseguire la catena, secondo me. Allora, qui la risposta dovrebbe essere ok. Secondo me
ci manca da parte nostra il chiamare, il passare la palla in un certo senso. Adesso ve ne vediamo un altro tipo anche quello che stavamo guardando prima, qui fa l'health check ad esempio, quello che abbiamo scaricato prima. No, qui non richiamo il next. Send response. Però abbiamo un send response, forse, quindi in effetti io perché dovrei aver bisogno di un next, non ne ho bisogno, in quanto interessante anche questo dello static file col callback. Qui hanno usato una classe, mi piace perché comunque in tre middleware sono tutti e tre fatti in modo diverso, cioè quantomeno come qui c'è una classe col callback direttamente inizializzato con la sua funzione. Comunque ci sta, come vedere, anche diversi stili di programmazione. Allora, dobbiamo farlo ripartire e questa volta vediamo se siamo più lucky. Allora, andiamo nel nostro ping pong. Ah! Oh. E finalmente ce la facciamo. Show split console, che c'è? Basta, questo favicon, tutte le volte vedo un errore, vado a vedere, c'è lui che cerca di caricarsi. Direi che si direbbe che abbia funzionato. Chiaramente questo non subentra nelle metriche, però se vado a fare un altro ping, qui dovremmo trovarlo a 4. E qui ci sono le label. Quindi qui c'è un esempio di formato, cioè help con queste informazioni che finiscono direttamente nell'oggetto. C'è il tipo con il nome identificativo e counter. Seguito, cioè puramente descrittivo, però questo diciamo è il dato saliente, che è il nome del contatore e all'evenienza, all'occorrenza, se serve una o più o zero. Quindi potremmo avere un contatore fatto solo dal nome oppure un contatore che è associato a diversi valori. Quando l'abbiamo creato gli abbiamo detto che i valori da contare hanno una discriminante path e status, vuol dire che qualora noi facciamo delle chiamate a un endpoint diverso, quindi qui c'è ping pong, se mettiamo ying e yang avremo un altro contatore qui sotto col path diverso con 0 e qui 4. Ogni chiamata su un endpoint o sull'altro fa incrementare il contatore e la chiamata matrix tira fuori queste metriche. Siccome però è un formato un po' spinoso, perché ho dovuto, i line feed devono essere fatti in un certo modo, Prometheus potrebbe andare in errore. A questo punto noi potremmo fare una cosa, potremmo lanciarlo, potremmo scaricarlo per farci un test. Sono indeciso se scaricarmelo oppure dockerizzarmelo. Prometheus Docker. Docker Hub.
Però poi devo, sì, dovrei lanciarlo dandogli come path il percorso dei job, e quindi non lo so. Find your mount to the host, oppure facendo una custom image. Cioè potremmo fare una cartellina dove mettiamo il nostro Dockerfile, in cui diciamo: ok, scaricati questa immagine, aggiungi la mia configurazione a questa, e quindi anche questo molto easy, molto questa architettura di Prometheus. No, dai, scarichiamolo, anche perché è talmente, come dire, facile da, giusto per non lanciare il servizio di Docker, oppure Windows MD 64. È lui, questo qui. Yes. Dato a me, poi posso anche aprirlo in una cartella temp. Tra l'altro ho scaricato una versione RC, sono anche un po' pazzo. Vabbè, per fare la prova che devo fare, non direi che non dobbiamo andare in produzione, quantomeno. Allora, mettiamo. Ok, questa. Qui c'è la nostra web API. Mi estraggo il file di Prometheus. Qui abbiamo il job. Di solito, ops, ho sbagliato l'editor. Di solito c'è un file già configurato in cui Prometheus fa monitoring di se stesso, che è questo. Ok, così lo vediamo un po' meglio. Quindi lì ogni 15 secondi, come alert manager, a diversi target non ci sono regole, non ci sono nulla. C'è Prometheus, a cui io vado ad aggiungere a questo punto job name horse app, siamo vicini, come static configs target 9000, quindi siamo quasi vicini alla stessa porta che usa Prometheus per. Ok, quindi a questo punto lo lancio. È un exe, è fatto in Go. Consento accesso. Ready to receive web request. Quindi, volendo, dovremmo anche trovarlo. Usiamo questo. Ho già chiuso il browser. Ah no, stavo usando appunto questo. Qui c'ho le metriche. L'applicazione sta ancora girando. Localhost userà un 9090. Qui c'è il nostro amico Prometheus, che è in esecuzione e dovrebbe avere la sua configurazione. Status, se andiamo a vedere appunto i target, c'è se stesso che risulta up, ma c'è anche, è già andato a prendersi. Gli ho dato localhost 9000, lui ha aggiunto slash metrics, e quindi si va a recuperare di volta in volta le metriche dalla mia web API. Se clicco, e qui vediamo. Andiamo direttamente sull'endpoint, quindi vediamo le cose che esporta. Quindi, se io in questo grafico ti chiedo di farmi vedere Metrics Explorer, dovremmo avere una cosa tipo HTTP, eccola qua, request handler execute,
Abbiamo, che bello, la nostra metrica con le chiavi che passiamo noi. Pat ping è stato il 200, che lui ha salvato col timestamp, e aggiunge anche lost e nome del job. Quindi in modo analogo a cui noi le esponiamo, lui le salva aggiungendo l'indirizzo praticamente delle API. E il job di riferimento che è la configurazione che gli fa fare lo scraping con certi. E qua in fondo non sembra, ma c'è il valore. Questo è 4. Quindi, se noi adesso qui andiamo a fare dei ping, dei pong, ma pim ma pom, prima o poi qui se facciamo un execute vediamo sempre 4. Perché? Perché lui deve passare. Ha fatto l'ultima scansione 13 secondi fa, a 15 dovrebbe farla. L'ha già fatta e sono già passati 3 secondi, quindi qui dovremmo vedere se execute, esatto, 8. Il valore che aumenta da 4 a 8. E nel graph dovremmo trovarci, eccolo qua, c'è lo 0, qui c'è il valore 4. Lui ogni 15 secondi, quindi ha trovato 4, 4, 4, 4, poi a un certo punto è schizzato a 8. Possiamo anche vedere l'area sottesa oppure le righe. Quindi questi sono i dati tabellari e questo è il dato graficato in maniera, insomma, un pochino semplice, ma chiaramente qui c'è il nome della metrica, ma qui potremmo ad esempio dire fammi vedere il job che si chiama, qui ne abbiamo uno solo, mi propone horse app, ma magari la nostra app è in esecuzione come instance, in questo caso su localhost, ma potrebbe essere in esecuzione altrove, quindi potremmo avere questo job che si va a scandagliare questa applicazione su diversi endpoint, magari ridondata, e quindi qui gli andiamo ad aggiungere come discriminante il lost che sta rispondendo, sta restituendo le metriche. Se poi vogliamo, magari abbiamo diversi path, qui al momento abbiamo solo il ping, ma se avessimo registrato quel contatore per ogni endpoint, avremmo in un certo senso diverse etichette con diversi valori e andandoli a selezionare, qui li vedremo nel grafico, perché questo adesso diventa la query che finisce nel grafico. Magari pinga questa evoluzione, un altro endpoint può avere un'altra evoluzione, eccetera. Quindi è interessante comunque il modo in cui l'abbiamo ottenuto, ovvero abbiamo fatto uso di Prometheus client, quindi client per Delphi che presto arriverà nei migliori negozi gratuitamente, quindi non arriverà su GitHub, quindi devo sistemare un po' la documentazione, la devo un attimo confezionare, poi arriva. Con cui abbiamo creato il contatore e l'abbiamo registrato. Qui banalmente lo andiamo a recuperare, poi qui l'ho fatto così, ma avremmo potuto questa create, come dire, metterla all'interno di una variabile e utilizzare quella variabile chiamandoci sopra incrementa, incrementa, incrementa. Quindi, cioè, questa create, restituisce l'istanza del contatore, quindi al netto di registrarla possiamo anche, all'occorrenza. Tra l'altro, non mi ricordo se qui l'ho implementato. No, è una procedure, quindi una cosa che sicuramente è da verificare e questo può essere un problema, è fare un lock del value. In realtà quello ce l'ho nella collezione. Non qui, ma altrove, però devo controllare se questo è un requisito.
ovvero se rischio di farlo esplodere con più chiamate, ma qui che c'ha? Not found. C'è qualcosa di not found. Chiaramente se io vado qui e chiudo l'applicazione, il buon Prometheus, se vado nello stato dei target, nel momento in cui andrà a fare la chiamata, mi segnalerà che è down, il servizio è down. Quindi potete anche aggiungere, potete aggiungere, faccio un minimo di setup, avete anche qui i vari temi, avete come luminoso, scuro. Il concetto è andare ad aggiungere gli alert e quindi dire ok, se rimane così e superato un minuto e quello non torna online, se noi lo rilanciamo glielo torniamo a sottoporre, adesso è ripartito, quindi dovremmo a un certo punto vederlo tornare online. Se continuiamo a vederlo così, chiaramente parte l'alert che può fare una mail, può fare diverse operazioni. Qui c'è il filtro, ancora down, no, up, quindi è ripartito. Gli alert a momenti non ce n'è neanche uno, però c'è la possibilità di andarli a... E chiaramente qui HTTP request, se vado a vedere il mio grafico, dovrebbe avere tanto, vedete che la documentazione, l'help, il tipo counter viene riportato così come l'help, il conteggio delle richieste HTTP gestite. Questo è quello che è stato indicato in fase di configurazione e che viene restituito. No, qui mi sarei aspettato, forse però non è abbastanza, di vedere un buco. Ah, aspetta, perché sotto c'è un... Allora, remove panel, add panel, graph. Diciamo che lui ha tenuto fisso il valore a prescindere dal... non mi ha creato il buco. Ok, beh, direi che è un bel giocattolino come il middleware, lo siamo riusciti a fare, mi sembra che sia una cosa più che fattibile, e sicuramente anche questo verrà in un certo senso reso disponibile assieme al client open source, così se qualcuno vuole utilizzare ORS sa che scaricando ORS, scaricando il client, scaricando questo middleware con quelle poche righe può abilitare le metriche all'interno della propria applicazione web in questo caso. Very 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 interesting. Poi chiaramente qui potremmo sperimentare alla grande, ma direi che per il momento abbiamo ottenuto. Quindi l'unica cosa, lo stream è un po' old style, questa programmazione va impostato manualmente. A questo punto mi chiedo se tolgo questo, probabilmente non funziona più, non ho capito se lo stream lo riazzera lui oppure no, però facciamo presto a fare il test. Direi che lo riazzera lui, quindi non ho neanche bisogno di farlo. Ping pong, ping pong, ping pong. Vedete che qui c'è la metrica, ma poi manca
manca il valore e così esce, quindi no, direi che basta proprio riempirlo e assegnarlo e c'è la response che lo riporta fuori. Tranquillamente. L'unica cosa che vedo e che adesso metterò sotto test è che nel momento in cui lancio l'applicazione, ok, quindi la chiudo e faccio il run, il contatore viene creato, il contatore è a zero. Se qui vado a chiedere le metriche, non vedo però, non vedo il contatore. Come mai questa cosa? Perché comunque nella collect, ah, perché non ho sample? No, perché? Perché questa cosa? Dovrei fare una collect dal registry. Ecco qui, questo probabilmente dovrò andarlo a inserire anche sugli incrementi delle metriche, perché secondo me se io faccio quel benchmark con Apache qui sopra lo spacco su quell'incremento del contatore, perché se Horse ragiona in multithreading c'è il rischio che, come si suol dire, no, volevo vedere qui la register l'ho fatta, no? Quindi nel momento in cui io chiedo le metriche, non va a fare la collect, come mai? Allora è qualcosa dell'exporter che non funziona come dovrebbe. È un problema del renderer. Ma l'ho lanciato in debug almeno. No, allora te lo credo che. Te lo credo che non funziona. Ok, ora ci siamo. Ah, qui c'è Prometheus che è arrivato. Che è arrivato, c'è Prometheus che sta girando e ha chiamato le metriche. Grazie Prometheus. Però non va bene perché poi continui a chiamarle e mi entri in questo metodo. Fermatelo. Va. Magari mi entro più volte e mi confondi. Allora, collector's name 1, ok. Samples, keys. Ah, perché mancano le chiavi. È giusto questo. Cioè, dal counter. Non posso fare un collect, ho un children, non ho children, non posso fare un collect perché essendo sottoposta delle label, quel path e quello status code, il contatore non viene, cioè il contatore, ogni valore diverso che metto per quelle label crea un contatore che parte da zero. Quindi senza andare a fare un incremento. Vuol dire che non uso label, vuol dire che è una metrica che rimane vuota, però il mio sospetto è che se ho più metriche e li metto in questo modo, lui non funzioni, cioè non mi dovrebbe uscire in output, secondo me, o mi esce in output con buono, zero, qualcosa, ma non va bene, oppure quindi qui fare collect, ma alla fine dentro non trovo nulla, direi. Cioè, trovo un raccoglitore di sample senza sample, quindi lui scrive il nome della metrica, l'help, poi scrive il type, quindi scrive tutto, però questo samples è vuoto e quindi non scrive nulla.
Dovremmo, bisognerebbe sì. Bisognerebbe sì. Bisognerebbe vedere se qui c'è almeno un. Però sarei curioso di provarlo. Adesso lo proverò con un altro linguaggio per vedere come si comporta, quantomeno, oppure se dà errori Prometheus. Quindi sono tutte le chiamate di Prometheus che ormai si è scollegato. Vabbè, vai, vai, vai pure. Effettivamente l'ho disconnesso e quindi è andato. Ma come buonanotte? Oh, notte giovane, adesso siamo in dirittura di arrivo, giustamente. No, però ok, molto interessante comunque. Funziona, si utilizza. Bisogna un po' giocarci per. Adesso qui mi metto un to-do. Check. Output if. Metto samples. È uguale a 0. Poi io so che vuol dire. No, è interessante perché con questo piccolo codicillo si fa il plugin e quindi chiunque si scarica il client e il middleware con ORSE, con una riga, si abilita questa esportazione delle metriche e poi con il client in sé si abilita il fatto di poi crearle quelle che desidera. Anzi, lì probabilmente converrebbe a fare una unit dove vengono definite tutte, però questo modo che ha ORSE di dichiarare tutto nel program, di andare molto lineare, come si definiscono gli endpoint, si vanno a definire le varie metriche, magari con un nome si fanno un po' di costanti, e alla fine nel codice si vanno a estrarre dal registro, castare, a quel punto se è possibile, diciamo, incrementare i valori, chiamare i metodi, per andare a impostare i valori nelle varie metriche e vedere in output quello che poi esportare poi queste metriche in modo che il software le catturi e le vada a graficare, a memorizzare, a esportare in una dashboard che ci siano gli alert, eccetera, eccetera. Quindi molto, molto, molto interesting come tipo di integrazione. Bisogna vedere quella con altri strumenti. So che anche Delphi vi sia i middleware, magari. Ce lo teniamo per un'altra volta come esercizio da fare. Allora, dai, ok, non abbiamo fatto neanche mezzanotte, le 11:30, rimaniamo abbastanza puntuali, proprio un paio d'orette abbastanza easy. Easy peasy, come diceva fare. Aiuto, questo sono partito involontariamente. Detto questo, che si fa? No, direi che c'è Streamers che scrive sulla chat. Magari la prossima volta ci prendiamo un altro framework da integrare, anche se un po' il giochino diciamo che un po' si è capito, quindi alla fine basta solo vedere framework che vai, tecnica che trovi. E quindi andare a vedere come integrarlo nel. Ma cosa scappate? Cosa scappate, Nanna? Queste notte. Prima intanto c'è il raid, anche se non so. Qui non c'è nessuno che sviluppa ancora. No, vediamo se c'è qualcuno che sta programmando. Qui se è ancora collegato ci vorrebbe Vision che ha sempre suggerimenti utili. Pubblica al più presto. Sì, dai, sarà. Giotto Geno, buonanotte. Ho visto. Ti leggo solo ora. Spero che non abbia scritto e non mi sia sfuggito qualcosina. Sarebbe interessante fare un raid in un canale da 323 persone per vedere. Per fargli il solletico. Stavo guardando questa cosa, ma. Così, però farebbe troppo da
da sfigati, forse, quindi bisogna vedere anche quanti siamo. Detto questo, io vi ringrazio. Adesso farò una scelta a Bibo, però tutti quelli che sviluppavano non ce n'è più uno online, quindi Vision l'altra volta aveva suggerito Lara Croft, che sta giocando a Mortuary Assistant, che è un gioco bellissimo se non lo conoscete, quindi però non gli faccio un altro ride un'altra volta, via, se no andiamo da un altro gamer, così facciamo che gioca anche lui. Tornando a noi, no, grazie di nuovo per, come sempre, per la presenza e l'aiuto in chat, che è stato un paio di volte è stato risolutivo, però è anche il motivo per cui si fanno le live, perché così si fa dare una mano. Poi al più presto, come si dice, stay tuned, perché comunque ho intenzione di pubblicare al più presto i sorgenti di Prometheus. Ho un po' di corsi in avviamento, quindi sarò un po' impegnato, ma cercherò di fare il possibile. E non è giovedì, venerdì, ma è quasi giovedì, quindi io vi do già il buon weekend, perché non so se farò altre live prima della prossima settimana, forse lunedì vediamo, anche perché inizia a essere, sarà una settimana un po' impegnativa, quindi vedremo, magari se troviamo qualcosa da studiare, ben volentieri. Quindi per cui grazie di nuovo, e vi lascio come sempre per gli aggiornamenti. So che sono tedioso, ma c'è sia un canale Telegram, sia la mia home page, che ha una sezione calendario dove ci sono eventi, eccetera, e dove metto di solito i webinar, Twitch, quelle cose lì, così lì. Se c'è lì vuol dire che si fa, se non c'è lì non si fa, quindi quello è comodo perché ci si può sottoscrivere, quindi diventa anche comodo da usare. Niente, grazie di nuovo, vi lascio, preparo intanto il ride se riesco, così faccio una sorpresa a un videogiocatore che simpatico, che gioca sempre, che a cui sono anche abbonato, e che quando entro in chat e scrivo il primo messaggio, non so se funziona anche con il raid, parte un rumore di un gallinaccio, il mio suono personalizzato in questo canale, quindi sono come dire privilegiato. Quindi rimanete per il raid, anche perché dovrebbe dare dei punti canale, e prima o poi vi serviranno, perché sto anche lì preparando un bot alternativo, sto preparando un po' di cose, quindi per rendere la cosa ancora più seria, volevo dire, per cui stay tuned, come si suol dire. Niente, buonanotte di nuovo, grazie e alla prossima. Ciao a tutti, ciao.